sin dall'insediamento ci siamo resi conto che, a fronte delle varie vicissitudini concordatarie da parte della SMC, la società che gestiva questa discarica, i problemi del battente del percolato, il percolato è il liquido di risulta di queste quattro vasche, erano livelli molto, molto alti e molto importanti, molto impattanti dal punto di vista ambientale. La norma prevede 30-40 cm di battente e noi in certi periodi dell'anno, in certi momenti, abbiamo anche 4 metri, per cui molto preoccupante la situazione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la cosa più importante che dovevamo fare come sindaco. Ho fatto delle ordinanze contingibili urgenti e ho incominciato a rimuovere questo percolato a spese della città di Chivasso con le classiche autobotti, un modo tradizionale, però in quel momento lì molto importante. Poi ci siamo resi conto che il percolato continuava a esserci e avevamo bisogno di una gestione più sicura, più tranquilla. Ci siamo interfacciati con SMAT e abbiamo chiesto di poterci collegare, se era possibile, al sistema fognario cittadino, convogliando così questi emungimenti del percolato delle quattro vasche in maniera continua e costante e soprattutto in sicurezza alla dorsale fognaria della città di Chivasso. L'ingegner Romano ha accolto sin da subito questa proposta, che è subito attuata con degli investimenti a carico addirittura di SMAT. Ci sono state delle problematiche perché abbiamo dovuto passare, questo percolato dotto ha dovuto passare sotto l'alta velocità, sotto l'autostrada Torino-Milano e anche sotto, non ultimo, anche sotto il canale Cavour, per cui ci sono state alcune difficoltà che sono state ovviamente affrontate e risolte ed è stata realizzata questa dorsale fognaria che collegata a quella cittadina attraversa la nostra città in un percorso di circa 3 chilometri e conferisce in maniera continua e costante il percolato al sistema di depurazione qui che vediamo.